Stiamo cercando di organizzare intorno a questi sabati mattina i momenti di incontro fra le componenti delle reti che possano in qualche modo far da cassa di risonanza a questa convinzione diffusa nel mondo dei gas, ma devo dire questa volta sì, nella società civile, che Expo non risponda ai criteri per i quali è nato. Noi vorremmo che i nostri politici esprimessero un momento di indignazione per il fatto che il padiglione degli Stati Uniti è sponsorizzato da DuPont e McKinsey. Non si può rimanere inermi e passivi di fronte a questa multinazionale. Sono multinazionali, DuPont è una dei cinque, e le McKinsey è una società di servizi che organizza il super profitto. È una questione di rispetto del principio di uguaglianza fra le persone, che non è un criterio estetico il principio di uguaglianza. Il principio di uguaglianza significa riferirsi con giustizia ai diritti delle persone. E se sui piatti della bilancia ci sono da una parte il dover garantire il super profitto alle aziende e dall'altra la dignità e la difesa del lavoro delle persone, bisogna sapere immediatamente da che parte si sta. E DuPont e McKinsey sappiamo da che parte stanno. E se sei un politico che ha responsabilità nell'Expo, dovresti immediatamente sollevarti contro questa decisione o contro questa notizia. E invece tutto tace, nessuno si misura il vantaggio di Expo sulla città di Rho in termini di quante rotonde stradali ci regalano. Non sto dicendo delle cose di fantasia, ho partecipato al consiglio di comunale di 10 giorni fa. Il livello di analisi politica intorno all'evento Expo è questo. Allora, il mondo dei gas si rifiuta di adattarsi a questa miseria. E vorremmo fare tante cose, c'è bisogno di tanto. Dobbiamo dire che siamo venuti in interazione con tante realtà italiane e internazionali che si stanno mobilitando per venire nei nostri territori durante Expo a partecipare all'evento non in modo conformista. Ci sono delle persone da Napoli che stanno venendo a cucinare durante quei 6 mesi, a organizzare delle cucine di strada in Expo. E ci sono tantissime di queste iniziative. Noi come gruppi di Rho ci siamo posti l'obiettivo, per ora dichiarato e non realizzato, magari di funzionare da aspetto logistico, facilitatori logistici a tutti questi che vorranno venire a vivere Expo in maniera diversa.